In Consiglio regionale in questi ultimi giorni hanno lavorato soprattutto le commissioni. Tre di queste si sono riunite insieme mercoledì scorso e hanno affrontato il tema del rientro a scuola, facendo un bilancio anche di quello che è accaduto dall'11 gennaio in Toscana. Nasce anche una nuova commissione, quella per le aree interne, farà studi e ricerche per valorizzare un grande patrimonio della nostra regione, promuoverà iniziative anche legislative, farà proposte per la Giunta. Un inno al talento e al merito, il presidente del Consiglio regionale ha consegnato a Giulio De Angeli, studente modello già plurilaureato a soli 25 anni, il gonfalone d'argento, il massimo riconoscimento dell'Assemblea. De Angeli, in una lunga intervista esclusiva a Telegranducato, racconta i suoi studi, le passioni, i sogni, compreso quello di curare le malattie del cervello. Nella settimana scorsa la politica nazionale ha condizionato anche il dibattito qui in Toscana. Ci saranno ripercussioni? Si romperà l'alleanza tra PD e Italia Viva? Ci sarà un nuovo asse di maggioranza con i 5 Stelle? Ne parliamo in un mini confronto interessante a distanza. Le scuole superiori hanno riaperto da qualche giorno ormai. L'11 gennaio, infatti, la Toscana è stata la prima tra le regioni più popolose a far rientrare in classe gli studenti più grandi. Le commissioni che si occupano di istruzione e cultura, trasporti e sanità hanno fatto il punto con gli assessori di riferimento. Cristina Giachi, da qualche tempo, è la presidente della nuova commissione istruzione. Beh, la Toscana ha avuto molto coraggio nel riaprire le scuole superiori prima di tutti gli altri. È stata coraggiosa, ma devo dire tutto è avvenuto sulla base di un lavoro fatto con competenza, precisione e attenzione per garantire due obiettivi fondamentali e due diritti fondamentali. Il diritto alla salute, e quindi la salute e la sicurezza dell'andare a scuola, e il diritto all'istruzione. Ha funzionato, ora il tema è mantenere, continuare con questo andamento e garantire fino alla fine dell'anno scolastico, se non l'aumento della presenza a scuola oltre il 50%, almeno questa presenza. Devo dire che abbiamo particolarmente apprezzato, io ho particolarmente apprezzato, la decisione di procedere allo screening totale della popolazione scolastica e non a quello solo a campione che era stato deciso in un primo momento. Avevo sollecitato l'assessore Bezzini in questo senso e devo dire è stato molto pronto e ricettivo. La vicepresidente è una consigliera di opposizione, Luciana Bartolini, della Lega. Ha fatto bene la Toscana ad agire così sulla scuola? Ma io direi di sì. Direi che la Toscana ha fatto bene a riaprire le scuole perché sono troppo importanti per i nostri giovani e mi sembra che le cose stiano andando abbastanza bene, sia dal punto di vista dei trasporti che della sicurezza. Quale rischio vede in prospettiva? Lei che è un'insegnante, è stata un'insegnante. Ma i rischi io credo che all'interno della scuola non ci siano, eventualmente ci sono all'esterno, lo sappiamo, bisogna evitare gli assembramenti. Ora la Regione Toscana ha creato anche delle figure particolari, cosiddette tutor, per cercare di evitare assembramenti, per esempio vicino alle fermate dei tram, degli autobus e dei treni. Ogni provincia poi ha deciso a chi dare questo incarico. C'è stata una grossa sinergia con le prefetture e mi sembra che questo abbia portato a dei risultati che per ora direi più che sufficienti. Almeno su questo anche dall'opposizione promossa la Giunta? Ma su questo della scuola devo dire di sì. Particolare attenzione è stata posta ai trasporti, anche su questo il giudizio delle opposizioni è positivo. Sì, diciamo di sì, è andata bene. Come avevamo suggerito già dall'agosto scorso come Fratelli d'Italia, il coinvolgimento degli operatori privati ha consentito di aumentare l'offerta, soprattutto nelle ore di punta, soprattutto la mattina e all'uscita delle scuole, attraverso gli operatori turistici, i quali hanno messo a disposizione i loro autobus sulla base delle richieste valutate dai tavoli provinciali presieduti dai prefetti. Per la provincia di Pistoia, per esempio, è valso 24 autobus in più e lo stesso è valso per tutte 10 le province toscane. Quindi è aumentato sicuramente il livello di sicurezza perché si è riusciti a diluire il numero dei pendolari e soprattutto dei ragazzi su più autobus. Alla Presidente e al Vicepresidente della Commissione Sanità, che naturalmente hanno partecipato anche a questa riunione congiunta per fare il bilancio sul rientro a scuola, chiediamo però qualcosa soprattutto sui vaccini, in particolare in vista di quella che dovrà essere davvero la vaccinazione per tutti noi. Siamo pronti? Saremo in grado di gestirla? E questo non lo si può dire ancora perché
Se AstraZeneca viene autorizzato per tutti, allora si potrà partire con una campagna vaccinale per gli ultraottantenni con quel vaccino che non è legato a una catena del freddo particolarmente importante, quindi possiamo usare anche le strutture dei medici di medicina generale e quelli territoriali. Pare che forse il 29 verrà autorizzato solo per chi ha meno di 55 anni, e allora in quel caso bisogna organizzare una vaccinazione che miri a somministrare Pfizer e Moderna agli ultraottantenni e usare AstraZeneca per le altre categorie. Quindi finché non abbiamo questi dati è complicato dare anche i dettagli dell'organizzazione della campagna vaccinale. Situazione sotto Purtroppo questo. controllo, avete in mano la situazione comunque. La situazione è sotto controllo, lo dimostrano il fatto che appunto le uniche limitazioni che abbiamo avuto nella distribuzione dei vaccini sono state le quantità di vaccini che sono arrivate, ma saremmo in grado di distribuirne molto di più. Andrea Ulmi, vicepresidente, è anche un medico. Qual è la sua valutazione? Il problema principale dipende molto dal fatto che manca secondo me la parte di medicina generale che è stata trascurata nell'ambito della riforma sanitaria regionale e conseguentemente c'è le persone vanno direttamente in ospedale e affollano i pronto soccorso, per cui fino a che non ci sarà un cambiamento di passo e la medicina generale farà da filtro a quelle che sono le impellenti necessità delle persone. Non potremo mai pensare che la sanità toscana sia perfettamente a regime. Mi spiego meglio, anche nell'ambito dei vaccini, soltanto quando ci sarà la possibilità che i medici di famiglia possano fare le vaccinazioni, allora a quel punto potremo fare veramente una campagna vaccinale, a tutto regime. Vediamo in breve altre cose che hanno deciso le commissioni in questi giorni. Intanto è stato dato, almeno in commissione, l'ok ai bilanci di esercizio del 2019 dei parchi della Maremma e delle Alpi Apuane, ma soprattutto, tornando agli effetti del Covid, la Toscana studia le strategie migliori, più efficaci per uscire dalla crisi. L'impegno della regione nei mesi scorsi si è concentrato soprattutto sulla gestione della cassa integrazione in deroga. Di rilievo il dato che, dopo Firenze, il ricorso maggiore a questo strumento c'è stato nelle province di Lucca, Pisa e Livorno. Si sono riorganizzati anche i centri per l'impiego, mentre ora, dice l'assessora Nardini, si dovrà puntare soprattutto alle politiche attive del lavoro. Tutta la commissione, che è la seconda, quella per le attività produttive e lo sviluppo economico, ha detto sì alla proposta dell'ufficio di presidenza di destinare 250.000 euro alle pro loco della nostra regione. 200.000 euro invece andranno, 800 euro una tantum a testa, ai maestri di sci iscritti regolarmente all'albo. Da un'altra commissione, la quinta, c'è il via libera al sostegno straordinario per i lavoratori autonomi dello spettacolo. Risorse totali 1 milione, per contributi straordinari fino a 2.000 euro a persona. Si è riunita anche la Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali, che ha ascoltato in audizione il presidente della Giunta Giani. Decisivo, oggi più che mai, l'accesso ai fondi europei. È stata poi la settimana di Volterra, che non ce l'ha fatta a vincere il titolo di prossima capitale italiana della cultura, ma che ora avrà quello di capitale toscana. Nel frattempo, in Consiglio regionale si è insediata una nuova commissione, quella per le aree interne. C'era nella scorsa legislatura la Commissione per la Costa, ora si punta, e il mandato durerà tutti e cinque gli anni, a valorizzare e promuovere le aree interne della Toscana con una nuova commissione ad hoc. Entriamo nel dettaglio, quali compiti avrà? Lo chiediamo al presidente Marco Niccolai. La Commissione Aree Interne ha prima di tutto il compito di dare voce, di dare rilievo a quei territori che vivono una situazione di marginalità. Territori, come mi diceva un sindaco di un comune montano, appunto, che si sentono tante volte dimenticati. Il senso di questa commissione è anche la scelta che ha fatto il Consiglio regionale per la prima volta di fare una commissione apposita su questi temi, è di dare a questi territori la centralità che meritano. Iniziamo oggi insomma, con questo insediamento, ma il senso e il programma di lavoro di questa commissione sarà quello di raccordare la voce dei comuni e di questi territori per
con l'istituzione regione e anche con il governo nazionale. Vicepresidente è la consigliera della Lega Luciana Bartolini, vicepresidente segretario è Donatella Spadi, ancora PD. Queste sono le immagini della prima seduta di insediamento. Nei giorni scorsi è stata sfiorata la crisi di governo e comunque c'è stato un confronto aspro che lascia ancora molti punti interrogativi in questa fase così difficile per tutti. Collegati con noi Vincenzo Ceccarelli del Partito Democratico, Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, Francesco Torzelli di Fratelli d'Italia e Elisa Montemanni della Lega. E li salutiamo. Ceccarelli, parto da lei. Che giudizio dà di quanto è avvenuto? Credo che ci sia stata la conferma di una crisi che gli italiani non hanno compreso, che non andava a mio avviso aperta. Renzi poteva incassare il merito di aver stimolato il governo e la maggioranza a migliorare il recovery plan, però aver trascinato fino a questo punto con questo dibattito che ha avuto dei toni violenti non è stato un grandissimo spettacolo. Molto duro in particolare, ed era prevedibile, il giudizio del centrodestra. Parto da Torselli, arrivo a Montemagni. Un giudizio fortemente negativo, uno spettacolo indegno che non... I cittadini italiani non meritano, non meriterebbero mai dalla classe politica, non meritano a maggior ragione in un periodo come questo. I cittadini non ci lamentiamo poi se quando ci trovano per strada ci dicono che si sentono distanti anni luce dalla classe politica. Penso che in questa situazione, che non è una novità nel nostro paese, si è già verificata, ci sia bisogno di un nuovo governo. E secondo noi ci sarebbe bisogno anche di andare alle urne come fanno in tanti paesi e dare la voce al popolo per avere un governo che sia un governo forte e che riesca a governare, altrimenti ci troviamo sempre in queste situazioni che sono quasi surreali a cercare delle maggioranze, a chiedere sempre la fiducia alle Camere del Parlamento. Galletti, il vostro governo si è salvato e Conte, indicato dai 5 Stelle già nel 2018, resta Presidente del Consiglio. La mia piena soddisfazione per la tenuta del governo del presidente Conte, che è il migliore, lo ripeto, che si possa avere in una contingenza come questa. E però non nascondo che il gesto che è stato fatto da Matteo Renzi, quindi da Italia Viva, mi preoccupa per il futuro, perché in questo momento io avrei voluto per il nostro governo una saldezza che è necessaria per gestire bene tutto quello che riguarda l'emergenza sanitaria ed economica, il Next Generation EU, gli scostamenti di bilancio e tutte quelle procedure che hanno bisogno di una coesione sociale e politica importante. Focalizziamo la nostra attenzione però adesso sulla Toscana. È governata da ottobre da un asse che comprende insieme sia PD che Italia Viva. I 5 Stelle qui sono all'opposizione. Cambieranno le cose, Ceccarelli? Ma non ci sono automatismi, in Toscana ci siamo presentati in una coalizione che ha presentato un programma agli elettori, gli elettori lo hanno premiato e io credo che i rapporti si misurano su quello che accade in Toscana, quindi anche qui la nostra azione di governo deve andare avanti e se c'è fedeltà a quel programma, se ci sono atteggiamenti corretti, non vedo perché si debba rompere una coalizione attraverso un automatismo che non sarebbe compreso dai toscani. Facciamo la riprova con Irene Galletti, vorreste rientrare in gioco in un'alleanza di governo regionale anche voi dei 5 Stelle qui? I numeri sono abbastanza chiari, il Partito Democratico è autonomo anche senza Italia Viva. A meno che non ci siano quelli che io chiamo i criptorenziani all'interno del Partito Democratico che non ne creino un po' di scombussolamento. Quindi la partita in questo momento è come sempre nelle mani della giunta, della coalizione che ha vinto legittimamente le elezioni e quindi deve fare delle scelte, ignorare quello che sta succedendo a Roma, ignorare anche il fatto che fin dall'inizio della legislatura la componente Italia Viva con profonda influenza di Matteo Renzi ha creato non pochi mal di pancia all'interno del gruppo, sia in consiglio che in giunta, da quello che io so. E a questo punto quindi la situazione è loro. Noi continuiamo con il nostro lavoro,
continuiamo a presentare i nostri progetti, i nostri piani, le nostre idee per la Toscana, e maggioranza o meno, l'attuale giunta può tranquillamente chiamarci, anche senza bisogno che noi si sia in coalizione, e chiedere il nostro parere, se davvero vogliono, come aveva detto il presidente Giani, un lavoro coeso tra di noi. Quindi non c'è alcun bisogno che noi si entri in maggioranza. E per Elisa Montemagni cambierà davvero qualcosa in Toscana o no? Ma io non credo che cambierà qualcosa in Toscana. L'unica nota che noi abbiamo e che stiamo osservando all'inizio legislatura è il Movimento 5 Stelle, che già si era astenuta al programma di Gianni a inizio legislatura, e che sembra che Gianni, proprio la maggioranza, cerchi di portare al suo interno. Non vedo chiusura, leggendo la stampa regionale, da parte del 5 Stelle a questa ipotesi, e quindi noi dall'opposizione continueremo a fare il nostro lavoro, perché sappiamo qual è il nostro posto in Toscana ad oggi è all'opposizione, quindi su di noi non ci sono dubbi, continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Certo, anche qui risulta un po' strana la situazione del 5 Stelle, che è in minoranza ma lo è per finta, con un'Italia Viva che io non penso proprio verrà mai all'opposizione. Il centrodestra resterà unito davvero, Torselli? Per quanto mi riguarda, il blocco è più unito di prima. Io in Toscana lavoriamo insieme con il Consiglio regionale, abbiamo Marco Stella e siamo amici prima ancora che colleghi. Non ti nascondo, perché sarebbe fare l'ipocrita, che quando ho visto due nomi di senatori di Forza Italia votare la fiducia, lì per lì ho soltanto un po' storto la bocca, ma sono cose che purtroppo in politica accadono. Quando ho visto che uno dei due nomi era quella dell'assistente personale di Silvio Berlusconi, un po' di retropensieri li ho fatti. L'unico consigliere toscano di Forza Italia è Marco Stella, che non ha mai detto di voler cambiare linea avvicinandosi magari alla maggioranza. Su alcuni punti però è autonomo, lo ha dimostrato quando si votava il finanziamento regionale di 10 milioni a Toscana Aeroporti, era il 30 novembre scorso. Noi siamo convintamente all'opposizione, convintamente all'interno del centrodestra, abbiamo votato no naturalmente al programma di governo, lo ripeto, ma quando nelle questioni ci viene chiesto di esprimere un parere, i cittadini ci hanno mandato qua per risolvere i problemi, non per crearne di ulteriori. I cittadini ci hanno mandato in Consiglio regionale per portare le nostre istanze, non per essere ideologici, ma per entrare nel merito dei contenuti. Questo provvedimento di legge era un provvedimento giusto, secondo noi, corretto secondo noi, che sosteneva le nostre imprese, il nostro territorio e, lo ripeto, uno degli asset strategici. Mi dispiace che non l'abbia fatto il governo. Con noi è stato collegato anche il capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli, che ha confermato le critiche al governo, ma ha detto, intervenendo in diretta nel telegiornale, che le cose in Toscana sono molto diverse da quelle che accadono a Roma e che l'asse con il PD qui è ancora saldo. Sono consapevole che ci possono essere delle ripercussioni nei territori e quindi dobbiamo ognuno di noi far prevalere, io credo, in questa fase, guardi, le dico una cosa, maggiormente le cose che ci uniscono e sottopesare le cose che ci dividono. Ci sono delle cose che ci dividono, è naturale, evidente. Pensi alla modifica dello statuto. Non era un impegno che noi avevamo preso con i cittadini toscani. Noi ne avevamo parlato in campagna elettorale. E lì vi siete divisi in Consiglio regionale. Noi rimaniamo coerenti con il programma che ci ha unito rispetto al fatto che riteniamo non necessario magari aumentare il numero degli assessori. Ci sono dei distinguo, voglio dire, non è che tutto va bene, però io credo che in questo momento è più importante, come senso di responsabilità da parte nostra, far sovrappesare le cose che ci uniscono. Penso alla riapertura delle scuole in Toscana, penso allo sviluppo della Tirrenica, penso per esempio alla battaglia contro le scorie nucleari, penso ai dottorati di ricerca che abbiamo finanziato, penso alla tutela della guardia medica, penso al centro Covid che abbiamo inaugurato a Prato. Cioè sono tante cose che ci hanno unito e ci uniranno nelle prossime settimane a affrontare insieme una discussione importante per la prima azienda toscana, il Monte dei Paschi di Siena, che non riguarda solo Siena, riguarda tutta la Toscana. Vogliamo pensare al merito? Un simbolo è qui, al Palazzo del Pegaso, dove giovedì 21 gennaio il talento delle neuroscienze Giulio De Angeli ha ricevuto dalle mani del presidente Mazzeo
il gonfalone d'argento, il massimo riconoscimento del Consiglio regionale. De Angeli, a 25 anni, ha già 5 titoli universitari ottenuti a Pisa, le lauree, 2 triennali e 2 magistrali, queste ultime in medicina e chirurgia e biotecnologie all'università, il diploma magistrale in scienze mediche alla Scuola Superiore Sant'Anna. E non finisce qui, perché Giulio ha avuto già importanti riconoscimenti internazionali, adesso farà ricerca nei laboratori più prestigiosi del mondo, con un occhio a Pisa e alle sue università. Questo è il primo gonfalone d'argento che mettiamo a disposizione e che doniamo a persone che possono rappresentare la Toscana nel mondo. È una scelta per me fortemente simbolica, è un modo per dirgli grazie, grazie di aver scelto la nostra Toscana, e un modo anche per impegnarlo a non recidere quel cordone, come dicevi prima, tra il luogo della formazione e il luogo della ricerca continua. De Angeli è commosso quando riceve il premio e parla della necessità per tutti i giovani di cercare nuove sfide. Il mio mito di studente, quando arrivai a Pisa, era Carlo Maria Rosati, il primo studente che fece la doppia laurea in medicina e ingegneria biomedica all'Università di Pisa e a Sant'Anna. E per me lui era un mito, è stato davvero, ed è tuttora il mio mito, è un precursore, tra l'altro toscano anche lui. E io, per me Rosati ha rappresentato un'ispirazione formidabile. E la mia massima speranza è che il mio caso e la risonanza che fortunatamente ha avuto possa fungere per altri studenti in maniera simile a quello che Rosati è stato per me, che possa ispirare tanti giovani, e di nuovo non per fare il record, ma perché la multidisciplinarità è la maniera in cui la scienza di oggi funziona. Il presidente Mazzeo, che per l'occasione era accompagnato dai consiglieri Casucci e Perrucci dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e anche dai consiglieri Ceccarelli e Pescini, fa una proposta per il futuro a questa giovanissima eccellenza. Un po' veneta, un po' della Toscana, una terra, la nostra, che ancora oggi sa fondere innovazione e tradizione. Ho lanciato l'idea di mettere in piedi un luogo, un pensatoio dove disegnare la fotografia della Toscana del 2050, e vorrei che Giulio coordinasse 10 ragazze e 10 ragazzi e mettesse insieme in questo gruppo i 10 ragazze e ragazzi per disegnare quella che sarà la Toscana del 2050. Questo può farlo anche lavorando da Cambridge, approfondendo, visto che le sue giornate, come dire, mi pare di capire che uno spazio ce l'abbia da poter dedicare anche a noi, e questo è un segno di quella che è l'idea della Toscana che noi abbiamo in mente. Noi oggi ci fermiamo qua, torniamo venerdì prossimo, 29 gennaio alle 21:10, subito dopo il TG della sera.